Cari amici di Amazon Prime Video, benvenuti. Vi ricordate quando eravate bambini e giocavate a guardie e ladri? E immaginate il giardino di casa e anche il parchetto del quartiere come se fosse in realtà tutta Italia, l'intera Italia. E immaginate gli inseguitori come se fossero ex professionisti del mondo dell'investigazione. Immaginate invece i fuggitivi come se fossero alcune delle celebrità italiane più amate e soprattutto più riconoscibili. Ecco, questo è il format di Celebrity Hunted, Caccia all'Uomo, di cui siamo qui ora per presentare la seconda stagione. Lo show è un Amazon Original prodotto da Endemol Shine Italia e sarà disponibile sul servizio streaming Amazon Prime Video dal 18 giugno. A proposito del cast, qui alla mia destra Stefano Accorsi. Ciao Stefano. Come stai? Bene, grazie. Bene. Bene, bene. A sinistra, Elodie, benvenuta. Grazie. E Mischeta. Ciao a benvenuta. Tutti, buongiorno. Voi gareggiate insieme, giusto? Esatto, siamo una power couple, gareggiamo okay. Insieme. Diletta Leotta, ciao. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Io da sola, purtroppo. Tu da sola. Un po' triste. Osdom e Achille Lauro, benvenuti ragazzi, come grazie. State? Grazie, molto bene, grazie. Alla grande. Del cast fa parte anche Vanessa Incontrada, che purtroppo non è riuscita a essere qui oggi con noi, però la salutiamo. Ciao Vanessa, peccato. È ancora in fuga. Esatto. Sì, sì, è ancora in fuga. Esatto. Come quei l'hanno giapponesi. Ancora beccata. Ma abbiamo invece quelle due persone senza le quali non ci sarebbe proprio alcun Celebrity Hunted. Nicole Morganti, Head of Amazon Originals Italia. Ciao. Vogliamo fare un applauso? Un applauso. Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy. Sì, benvenuto. Però non indispensabile, sarebbe accaduto lo stesso il problema. Ragazzi, insomma, ora quello che dobbiamo fare in sostanza è vedere qualcosa di cui sappiamo praticamente ogni battuta a memoria, cioè il trailer, l'abbiamo già visto e rivisto, ma che ci importa, lo vogliamo rivedere. Quindi il trailer di Celebrity Hunted, seconda stagione. Siamo delle fuggitive. Dobbiamo sbarazzarci di questi GPS. Ci abbiamo gli hunters alle calcagna. Mi stavano per prendere. Mamma che ansia. Lo dico ai cacciatori, venite a prendermi. Tra poco un pool di professionisti sarà sulle vostre tracce. Entrate in azione. Non è una fuga, ma è una sfida con te stesso. Eleganza estrema sempre. Ma che stile è? Se fuggire è questo, voglio che diventi il mio lavoro. E forse così diamo un po' nell'occhio. Posso provare a pagare con un selfie? T'ha già attaccato la parrucchiera? Motore, check e azione. E quando ci prendono? Cazzo. No, 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 raga. Si fugge. Sì, Rosso! Ha perso la catena. Fermati, ferma. Il mio nome qual è? Olo Wampi. Avrei suggerito lui tacchino rosso, dato anche. Bomba! Olo Wampi. A questo evento di presentazione partecipano virtualmente molti giornalisti, grazie per essere qui con noi. E sono tutti collegati a una piattaforma dedicata e possono inviare delle domande se lo desiderano. Saluto invece la community che ci sta seguendo sul canale Twitch di Amazon Prime Video. Anche voi potete inviare alcune domande, se vi va, qualunque cosa, anche che ore sono, se volete. Leggerò tutto qui sul mio tablet. Però inizio io con le domande, inizio da Nicole. E la domanda è questa. Celebrity Hunted è stato il primo format prodotto in Italia, un Amazon Original. Siamo qui per presentare la seconda stagione, quindi presumo sia stato un successo. Ma perché iniziare proprio da questo real life thriller? Ma allora, prima di tutto perché come Amazon Studios in Italia noi vogliamo creare dei contenuti completamente innovativi e l'unscripted, l'intrattenimento in Italia, si pensa che non possa spesso avere un livello di qualità produttiva simile a quello che ha invece la fiction. Quindi noi abbiamo voluto scardinare i paradigmi che di solito stanno intorno all'intrattenimento, dare un livello di produzione esattamente come quello dello scripted, però mischiare i generi. Quindi Celebrity Hunted è una specie di action movie ed è un reality non basato su amore, tradimenti, litigi, è un reality basato sulla strategia. Quindi devi essere molto furbo, molto scaltro, molto intelligente per partecipare
E la cosa che ci interessa è che ogni format che raccontiamo si possa raccontare in una riga. In questo caso è Guardie Ladri, è un gioco che tutti noi abbiamo fatto da bambini ed è un gioco che permette di raccontare le celebrità che fanno parte di questo formato in modo completamente inaspettato. Quindi ognuno di loro attraverso Celebrity Hunted racconta delle parti della propria personalità che magari solitamente non vengono fuori. E quest'anno in particolare, oltre a questo racconto di mix di generi e quindi anche di linguaggi e di paradigmi, volevamo prendere comunque un cast estremamente sorprendente, quindi un cast dove ci sono delle donne completamente diverse tra di loro, che sono però degli esempi di donne forti e ironiche, alcune sportive, altre meno sportive, ma sicuramente con una personalità e una cazzimma veramente particolare. E oltre a questo volevamo raccontare anche una serie di artisti che solitamente, proprio perché ricoprono comunque dei ruoli come Stefano, molto, come dire, seri, importanti, far vedere in realtà la parte di goliardia e anche di uomo d'azione. E poi sicuramente, vabbè, li avevamo già conosciuti, Lauro e Boss Doms. Uomini d'azione. Esatto, ma devo dire che si sono veramente mostrati sotto degli aspetti particolarmente interessanti. Sono veramente i maghi del travestimento. Beh, non tanto. Nonostante ci sia mista, in senso artistico. Maghi, perché pure travestiti li riconosci, capito? Comunque abbiamo voluto alzare ancora l'asticella. Devo dire che rispetto all'anno scorso abbiamo cercato di innalzare ancora il livello di qualità, anche a livello di montaggio, ripeto, sembra veramente un film di azione, e abbiamo voluto rendere comunque i fuggitivi, mettergli un po' di pepe, perché ormai il quartier generale era un po' più preparato e decisamente ha fatto di tutto per prenderli. Poi chi lo sa come sarà finita. Certo, le dimensioni, il valore tecnico-artistico, noi lo vediamo a prodotto finito. C'è un grandissimo lavoro di post-produzione. Non osiamo immaginare cosa possano essere state le riprese. Quindi, Leonardo, vengo da te a chiederti quante camicie avete sudato per mettere in piedi questa operazione, peraltro con protocolli sanitari, esatto, importanti. Esatto, vabbè, l'asticella, come dice Nicole, Amazon la alza sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, per cui ci ha abituati a superare le sfide produttive che di volta in volta ci vengono poste, ed è un piacere farlo. Questa volta, oltre alla richiesta editoriale forte e produttiva forte di Nicole e del team di Nicole, c'era anche il Covid. Per cui è stato tutto ancora più eroico, lo dico non perché io non ho fatto nulla, i miei che hanno lavorato hanno fatto veramente un'operazione incredibile, perché muovere circa 80 persone in piena pandemia con tutti i protocolli da rispettare, ma non solo perché c'era da rispettare il protocollo, perché c'era da essere veramente, da preservare veramente il gruppo di persone che lavorava, il cast e tutti quelli che lavoravano, è stato estremamente complicato e faticoso. Abbiamo fatto cose abbastanza impossibili, cioè ti sembrava impossibile poter affrontare in quel periodo questa produzione, che di per sé è complessa, in quel periodo ancora di più. Per cui avevamo ogni gruppo che scappava, aveva un'auto medica dietro con gli infermieri, tamponi molecolari tutti i giorni, è stata veramente un'operazione estremamente complessa, resa possibile chiaramente dalla perizia, dalla competenza delle persone che lavorano con noi in Endemol, ma anche dalla grande spinta che Amazon ci dà quando produciamo per loro. Complimenti a voi e a tutto il team. Prima di sentire i fuggitivi, però, vorremmo dare un'occhiata in effetti a qualcosa che non abbiamo ancora visto. Una delle strategie per la fuga è quella indispensabile, probabilmente, dei travestimenti. Quindi guardiamo una clip che ci fa capire dove si sono spinti i fuggitivi. Mi guardano tutti malissimo. Te credo.
E allora siamo sulla strada giusta. Cioè, io non credo proprio che Boston e che Lauro ci battano. Sicuro si sono fatti un altro travestimento pure quelli. Sicuro. Mamma mia. Piacere. Piacere mio. Come va? Non ti viene da ridere a guardarmi con questi capelli? No, ti guardo negli occhi direttamente, quindi non vedo. Ok. Mamma mia, che me fai fare? Veniamo. Non mi lasciate. No. Oh, brava, grazie. Prego. Di qua mi hai detto, vero? Sì. Lauro e Boss Dom, avete finalmente deciso di convolare a nozze, in sostanza. Beh, dai, era un conto alla rovescia. Prima poi è il terzo matrimonio, comunque, in fondo. Ce lo siamo promesso un sacco di volte. E quindi perché non farlo di fronte a una telecamera? Abbiamo scelto l'occasione giusta. Esatto. Arriva subito una domanda, è per tutti, quindi vediamo chi vuole rispondere. Arriva da Massimiliano Meucci di cinematograph.it. Per sfuggire dalle grinfie dei cacciatori, da dove avete attinto le vostre strategie di fuga? Vi siete più affidati al vostro istinto o al contrario vi siete ispirati a qualcosa di realmente esistente? Nessuno ha il coraggio di iniziare. È marzulliana questa domanda, quasi. Secondo me, se posso permettermi, io ho avuto la fortuna di condividere la fuga con una donna di istinto. Sì. Quindi diciamo che ci siamo un po' compensate. Sì, in realtà l'esperienza è proprio girato intorno alle nostre differenze. Sì. Lei molto più metodica e io molto più istintiva, quindi siamo riuscite poi a trovare un punto di incontro. Okay. Esatto. Stefano, tu? Bah, io no, ci ho un po' pensato all'inizio, ho pensato soprattutto ad evitare le strade principali, quindi ho... Mi sono concentrato su dei mezzi e amici che potevano portarmi fuori dalle rotte principali dove temevo telecamere, inseguimenti ad alta velocità, in autostrade deserte, cose del genere. Quindi sì, un po' tutto l'off-road è stato il mio campo, ecco. Ok. Diletto. Secondo me è una commistione di queste due cose, cioè nel senso noi avevamo, almeno io avevo un piano molto chiaro, un piano d'azione scritto su un quadernino, su un'agendina, con ogni passaggio da fare. Poi chiaramente là l'istinto è fondamentale perché succedono delle cose imprevedibili e quando succede l'imprevisto devi subito affidarti al tuo istinto. A me sono successe le cose molto strane nel corso di questa fuga. A un certo punto la volevo vivere come una vacanza, infatti si vede che ho la maschera, vado dalla parrucchiera, cerco di trovare anche il comfort in un momento di zero comfort, però poi mi sono resa conto invece che dovevo scappare, mi sono affidata spesso all'istinto. Ok, ragazzi? Quanto uno possa programmare, in fondo, come dice Diletta, c'è sempre l'imprevisto, quindi vabbè, noi siamo famosi per il nostro spirito di sopravvivenza. Di conseguenza, vabbè, abbiamo anche noi evitato le strade, insomma, le strade che noi chiamiamo... battute, insomma. Esatto. E ci siamo affidati un pochino all'aiuto delle persone che conoscevamo, però anche noi sono successe... Però diciamo che abbiamo fatto dei bei cambi di programma rispetto al nostro progetto iniziale. Okay. Abbiamo fatto un po' delle mattate. La nostra strategia era buttiamole giù. Forse più che istinto direi incoscienza. Ma quello è fondamentale, cioè. Sì. No, è vero, siccome ho visto molti amici durante la fuga, è vero, anch'io avevo programmato tanto e poi in realtà alcune delle idee più improvvisate sono nate parlando con gli amici, appunto perché un altro punto di vista ti aiuta anche, insomma, un altro schema mentale, perché noi non ci rendiamo conto di quanto siamo comunque condizionati da noi stessi, troppo, è una convivenza molto faticosa alle volte. E poi in effetti improvvisare significa anche depistare ulteriormente gli investigatori che magari seguivano una traccia. Che poi è la vita, no? Cioè, quando fai i programmi la vita succede. E certo. Fine, no? Quindi... C'è della filosofia. Eccola, ecco, ma che filosofia. C'è della filosofia. Partita la filosofia, scusate. Una domanda da Beatrice Bertuccioli. Per tutti, qual è stata la cosa più difficile e qual è la più divertente?
Bella domanda. La più difficile? La più difficile? Ma io non posso spoilerare troppo. No, allora, infatti, troppo. La più difficile secondo me è la convivenza con l'ansia quotidiana, cioè quella voglia di continuare ad andare avanti giornalmente, trovare la forza emotiva, psicologica per dire ok, sono una fuggitiva, cioè entrare in quel mood e continuare a tenerlo per diversi giorni. Quella è sicuramente una cosa molto difficile da fare. La cosa più bella è stata mangiare da Alessandro Borghese dopo giorni che mangiavo malissimo per strada. Quello sicuramente è stato un momento molto bello che ricordo con gioia. Ok. Ma in effetti ansia, poi l'ansia va a braccetto con la tensione e la paura, che è l'argomento della prossima clip, perché nel frattempo, mentre siamo qui a presentare Celebrity Hunt, diamo un'occhiata a quello che è successo. Questo è quello che riguarda tensione e paura vissute sul set. Sul set adoro. Mobile. Non so, insomma, su quel set. Ma dove andiamo, mo? Ci dobbiamo spostare perché mi stavano quasi per prendere. Lì a destra, lì, cancello verde. Quello che sto per dire lo dico direttamente ai cacciatori che mi stanno ascoltando. Merda, ragazzi, sono qua. Respirate un attimo e prepariamoci all'uscita. L'edificio è circondato. Uscite con le mani in alto. Vai che ci prendono, corri! Siamo. Oh, corri! Siamo realmente in un film d'azione, devo dire. Ammazza. Le riprese da paura comunque. Ma io tutti. Con i cacciatori. Li ho sfidati, sono pentito un attimo dopo. La battuta dopo era, ma perché l'ho fatto? Là sembravi fortissimo. Lì ero convintissimo. Ci ho ripensato un attimo dopo. Ma questo ci fa capire che è fondamentale per fuggire essere in buona forma fisica. Ah sì, certo. Sì, ma non basta perché comunque dormi poco e male, tendenzialmente, sì. No? E in posti di fortuna. E in posti di fortuna o di sfortuna. Soprattutto di sfortuna. Esatto. Sì. Mangi come così, capita, come diciamo. Capita. Quindi alla fine sei provato, eh? Devi essere resistente. Primo giorno sei il leone, già il secondo, diciamo, dal secondo in poi, no. Sì, si fa molta fatica. E invece i cacciatori sono in forma, sì, hai capito? Gli hanno scelti giù l'alimentazione equilibrata. Però Boss Doms ha fatto uno scatto pazzesco, eh? Sì, però ragazzi io vi assicuro che Lauro ha fatto uno scatto ancora più pazzesco. Che non si è visto, quindi non spoilerò, però... Non sono riusciti neanche a beccarlo con le telecamere. Ha fatto proprio una mossa da... Ho tentato di fare fuori... Da Roma bene. Ma sai che mi è arrivata voce? È arrivata voce. Posso dirlo? A un certo punto mi è arrivata voce. Ma io sono spietato, capito? Non sembra. Ma non tu, io avevo timore per gli stivali. Perché con quegli stivali come ho detto, invece con gli stivali ha fatto la gazzella. Cioè, ma ti puoi svegliare leone con gli zoccoli tutti i giorni. Quel giorno eri gazzella. A proposito della domanda di Beatrice Bertuccioli di prima, di QN, i momenti divertenti o peggiori, se c'è qualcosa che potete offrire un po' di più rispetto a... I nostri penso siano entrambi i più divertenti e peggiori. E peggiori, esatto. Io ne ho uno abbastanza peggiore, ho dormito praticamente in un antro con una pecora, cioè quello che restava di una pecora... E i fu pecora, diciamo, c'era solo la pelle, così sì. Ed era un posto dove facevano questo proprio. Un po' come DiCaprio nel Re di Vivo, praticamente. Brava. Un po' come DiCaprio, sì, perché va dentro l'orso. Sì. E io sono stato più stretto, però. Però simile. Ragazzi? Io non ho dormito dentro nessuna. In realtà io e Miss abbiamo avuto un'esperienza un po', abbiamo scoperto come dormire sulle sedie, sì. Non è stato proprio... in realtà alla fine abbiamo dormito fatta. Comode, però non era veramente poi il posto migliore. Un giorno dopo, un po' di caffè in più, però... Abbiamo dormito su delle sedie, abbiamo fatto un letto matrimoniale. Se volete vi possiamo insegnare poi per le prossime fughe. C'è un meccanismo, sì, un metodo. Esatto. Diamo un'occhiata a qualcos'altro che invece riguarda i complici speciali ai quali effettivamente vi siete affidati durante la vostra fuga. Vediamo di chi si tratta. Esatto.
Mi è venuta un'idea, adesso dobbiamo verificarla, ma un'idea ce l'ho. Ma chi guida? E chi guida? Sto cazzo, chi guida? Io! No, tesoro, cioè dal momento in cui siamo in macchina con te, i cacciatori stanno cacciando anche te, in teoria. Suono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis, oh sì sì, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, yes, Rolls Royce, oh sì sì, Rolls Royce, Rolls Royce. Wow, io non lo sapevo che c'era zucchero, bravi ragazzi. Ha fatto il colpaccio. Bravissimi. Diletta, non abbiamo capito chi guida. Non so, non posso ripeterlo, però insomma, ha guidato il mio collega Daniele Battaglia con la sua solita eleganza, si è fatto riconoscere. A volte non si rendeva conto che c'erano le telecamere, perché veramente vivi talmente tanto circondato da telecamere, GoPro, che poi sei te stesso a un certo punto, cioè ti passa quella cosa che c'è, esatto, la telecamera, anche la mattina appena ti svegli. E la speri che taglino le riprese. Sì, io spero infatti che molte cose siano state tagliate. Trovare ospitalità da zucchero non mi sembra una cosa. Abbiamo mangiato da Dio. Noi abbiamo fatto circa 10.000 km in un giorno. Cioè, l'ha mangiato da Dio, lui ha tutta una collina, praticamente Casa di Zucchero è una montagna. Casa di Zucchero è bellissima. Ha le pecore sue e quindi fa i formaggi, il salame, verdura, cioè abbiamo mangiato della roba proprio, non a chilometro zero, proprio a 100 metri. Hai capito? È praticamente una montagna a tempo oltretutto, perché sembra di stare a New Orleans, da quando entri a quando arrivi alla sua casa passa un'ora e mezzo. Lunisiana, perché è in Lunigiana, mi sembra che si chiama, e lui capito, dato che è in fissa con la Louisiana, il blues. Ci sono laghi dentro. Sì, sì. Pazzesco, c'è un autobus giallo americano, penso anni 60-70, adibito tipo a camera, con dentro lo studio, c'è una roba pazzesca. In sostanza, il campo d'azione di celebrità poteva essere soltanto. Sì, sì, non ci avrebbero mai trovato soltanto a casa di Zucchero. Potevamo girare tutto. Potevamo il programma. Stare lì tutto il tempo tranquillamente. Ma non è neanche l'unico cantante. No? Non è neanche l'unico cantante. Ma devo dire che tutti comunque grandi colline. Feudatari, proprietari terrieri. Feudatari. Allora, c'è una domanda che arriva da Roberta Damiata, il giornale.it. Prima Nicole parlava di far uscire la personalità dei partecipanti. Cosa è uscito di inedito da ognuno di loro che non avrebbero immaginato? Allora, prima di tutto, il motivo per cui abbiamo voluto innalzare ancora la qualità quest'anno del cast è rispetto al fatto di dare un certo tipo di immagine delle donne. Quindi parto da loro, perché cosa vuol dire essere una donna forte, cosa vuol dire dare un modello aspirazionale comunque a una ragazza di donna forte. La donna forte non è un modo di essere, ma solo è tanti modi di essere. E la cosa che mi è piaciuta di più delle donne che hanno partecipato quest'anno a Celebrity Hunted è che ognuna di loro ha una personalità molto chiara, ma che ha dimostrato una grinta, cioè quello che le accomuna è la grinta. Poi come l'hanno affrontata l'avventura, l'hanno affrontata assolutamente a modo loro, devo dire tutte e quattro con grande ironia. Però c'è chi ha giocato molto di più sull'istinto e che ha una percezione, per esempio Elodie, la cosa che ha mostrato è veramente che questo istinto ce l'ha forte, è estremamente protettiva, ha intorno a sé delle persone estremamente protettive, quindi come dire, quando è andata anche a trovare la sua famiglia si è visto da chi ha preso la cazzimma, proprio chiaramente, abbiamo capito da chi ha preso e comunque quella voglia di non mollare mai. Miss è molto più organizzata, quindi ha tutto chiarissimo, ha tutta la sua strategia, è, come dire, è fatta per partecipare a Celebrity Hunted, perché ha una strategia chiarissima ed ha costantemente un elemento surreale comunque nell'affrontare la fuga. È vero. Diletta è un maschiaccio, cioè veramente un maschiaccio, è sportiva e si circonda di sportivi, oltretutto di un'avvenenza particolare. E ha mostrato veramente di combattere fino in fondo. Vanessa è stata quella che ha preso proprio la fuga come un viaggio personale e quindi ha vissuto la fuga prima di tutto come sfida con se stessa e quindi ha questa introspezione straordinaria.
E poi c'è Stefano che è venuto fuori con una goliardia, una voglia di divertirsi, un elemento veramente di divertimento adolescenziale, ma nello stesso tempo, caspita, una sfida, cioè ha sfidato costantemente, non mollava mai, ci ha fatto veramente arrabbiare il quartier generale tantissimo. E Laura e Boss Doms, gli ultimi della classe ovviamente, no, Laura e Boss Doms hanno mostrato che la loro imprevedibilità li ha portati ad essere accolti da tutti a braccia aperte, e quindi loro hanno citato Zucchero, ma in realtà ci sono tanti artisti molto molto importanti in Italia che li hanno accolti, e tutti quanti non vedevano l'ora di aiutarli, quindi evidentemente sono proprio quelli che la gente non vede l'ora di far fuggire. Volevo dire una cosa, scusa, solo rispetto al fatto di innalzare il livello del cast rispetto all'anno scorso, a Claudio Santamaria. Ti volevo dire, non l'ho detto io, e anche per Francesco Favino, Pier Francesco, se hanno scelto me non te ci sarà un motivo. No, giusto una cosa, un paio. E tra l'altro mi chiamano sempre per mio padre ultimamente, Favino. Basta, finito, volevo solo dire questa cosa qua. Applauso. Cioè, ma sono amici, non è... Ma sì, perché c'è una cosa che dici, Stefano, mi pare nel trailer, se questo significa fuggire, lo farei di lavoro. Anche lì mi sono pentito un attimo dopo. Un attimo dopo che mi... Ma invece sei super competitivo, secondo competitivo, me. Competitivo sì, sì, sì. Però nel divertimento sì, lì mi divertiva molto. Poi correvano come dei fulmini. Vabbè, non Stefano, so, ma eri sempre in montagna, in mare, tutte le fughe 007, mentre tutti erano alla fermata dell'autobus, noi come dei comuni mortali. Certo, vestiti da indiani. Abbiamo che da... definisce proprio il nostro... Dei comuni immortali. Abbiamo una domanda da Simone Zizzari, perdonami Simone se pronuncio male il tuo cognome, o Zizzari, Corriere dello Sport. Voi avevate il vantaggio di aver già visto la prima stagione, quindi più o meno sapevate a cosa sareste andati incontro. Qual è stata la cosa, l'aspetto, la dinamica di gioco che vi ha comunque sorpreso di più e che non potevate immaginare? Beh, se posso dire una cosa, comunque, cioè, ti stanno veramente dietro, nel senso... io dicevo ok, va bene, però cavolo, non mi aspettavo veramente così tanta ansia, come diceva pure Diretta, cioè veramente stanno là. Sì, la chiave è quella, cioè fare diventare il surreale reale. Per me è stato difficile. Il gioco vita, perché tu parti che è un gioco, sì. Guardi e ladri, no? Come diceva Nicole, invece stai veramente scappando, stai veramente fuggendo, quindi è quello switch lì, secondo me, anche se vedi l'edizione precedente, e sì, hai magari più skills, sei più organizzato, però comunque calarti realmente in quella realtà, fare diventare quella surrealtà realtà, è una delle cose più complicate da quando fare. Quando succede diventi totalmente matto. Ma è quello, io stavo diventando pazza completamente, questo è stato il mio problema. Soprattutto in una giornata che per me Miss è stata veramente, siamo state veramente molto male, cioè lei addirittura si è chiusa in bagno e parlava allo specchio da sola, diceva tu sei diventata, si è tolta tutto, si è guardata allo specchio e tu stai diventando pazza. Io uguale, ho avuto difficoltà anche a dormire la notte, ho fatto gli incubi, ci siamo svegliati, cioè non è stato veramente, c'è stato un momento in cui come dice Diletta, la sua realtà è diventata la realtà. E da quel momento in poi io sono proprio impazzita, perché ho preso veramente molto sul serio, quindi. Anche noi, perché anche se noi. Non la vivi, non ti rendi conto al 100%, diventa proprio la tua quotidianità ed è stancante, perché arrivi a fine giornata che sei distrutta. Sei stremata. Ti guardi allo specchio e ti chiedi, ma sono pazza? No, sono forse solo una fuggitiva. E poi c'è anche tutto il tema di restare offline, di non avere contatto, certo, con il telefono. Che poi per Diletta, voglio dire. Ma anche per te, dai, scusa. Un po' per tutti, cioè chi più chi meno, ma oggi davvero con il telefono facciamo di tutto, non soltanto i social. C'è lo psicologo con Diletta dietro, tutto per Diletta. Sì, mi facevo prestare i telefoni a volte, solo perché ormai il telefono è sempre con noi, cioè veramente fa parte integrante della nostra vita, della nostra quotidianità, e stare 24 ore su 24 senza quella cosa è un po', cioè, un po' particolare, almeno per me, non so per gli altri compagni, colleghi, se è stato così faticoso. Tantissimo. Collega. Sì. Mi è piaciuto, colleghi? Collega, non so. Comunque io dico che il telefono alla fine è stato anche un momento di, no? Cioè, Celebrity Hunter ci ha dato invece l'opportunità di distaccarci da quella cosa. Sì, no? Sì, un po' liberatorio. Sì, sì, felicità. Io lo odio. Certo è che è vero che quando inizi a pensare che sono, i cacciatori sono ovunque, diventi matto, io prendevo e vedo, moriremo tutti!
Ci sta Vanessa che sta ancora in fuga. Sì, esatto, Vanessa ancora non è tornata. Non è ancora ritornata alla realtà, è rimasta lì nel surreale. È rimasta incastrata nel personaggio. Sì. Perché è vero che nel momento in cui arrivavate in un luogo, magari trafelati dopo aver corso chissà con quali mezzi di trasporto, era un'incognita sapere quanto tempo avreste avuto per riposarvi. Poteva essere un'ora, potevano essere sei, esatto, ore. Quindi bisognava immediatamente pensare al passo successivo, giusto? Sì, e poi è vero quella cosa, ti stavano tanto addosso, cioè proprio all'inizio sembra quasi astratto, poi quando comincia a diventare concreto, il problema è quando non li vedi, perché ti rendi conto che potrebbero essere dovunque e cominci a vederli dove non ci sono. Io mi ricordo a un certo punto per fare 20 metri ci ho messo tipo 40 minuti perché ero convinto che avevo visto la macchina loro. E invece era di un signore che stava lì, che si è cominciato anche a preoccupare, perché poi non ti muovi da solo, tutto, insomma. Sì, io ho anche avuto un momento così, mi ricordo che c'era una macchina che era un po' particolare ed era proprio parcheggiata accanto al mio camper, dove ero con Daniele Battaglia, che avete visto. Le ha dato fuoco, ha bruciato la macchina. Ho bruciato la macchina, perché ho detto non vorrei benzina, che via. Fossero i cacciatori. No, sto scherzando, sì, non è vero. Noi non sappiamo come sono. Cioè i cacciatori, cioè noi siamo partiti, non è che tu dici sai che sono quelli e se li vedi per certo, quindi ipoteticamente potrebbe essere chiunque, cioè non sai come sono vestiti, non sai come sono infatti. A noi ci hanno fermato i carabinieri a un certo punto, gli ho detto Edo, ci hanno preso, no, sono carabinieri normalissimi. Hai paura anche dei carabinieri, sì. Erano Elodie e Mischietta, esatto. Sarebbe stato bellissimo. Mi hanno fermato due indiani a caso. A un certo punto sono andato a confessarmi e mi sono ritrovato Mischietta, vestita da sua. Suare. Sì, perché abbiamo celebrato io ed Elodie il matrimonio dei ragazzi. Sì. Questo sì. Lo possiamo anticipare. A Venezia, super romantico. Sì, non spoileriamo troppo, però. Non spoileriamo troppo. A proposito di mezzi di trasporto per spostarsi da un luogo a un altro, abbiamo una clip proprio su questo tema. In questo momento sono serena, non so perché, ma è tutto sotto controllo. Dai. Un po' nell'occhio daremo, però speriamo il meno possibile. Vai! On the road, vento tra i capelli, la statale davanti. Paura? Non ci prenderai domani! Oh, Stefano, beh, proprio in grande forma. Stefano, sei proprio il mio amico. Sei già 007. Io volevo fare la tua Stefano. Sei già il mio attore preferito, il mio personaggio preferito di Celebrity Hunter 2. Grazie. Cioè, la grazie. Mia storia preferita è la tua, già lo so. Sì, e confermo quello che avevi detto prima. Se fuggire vuol dire questo, tutti vorremmo fare. È divertentissimo alla fine, sì. Cioè è stressante ma divertente. Per Diletta, però, hai visto com'era stressante. Stressantissimo. Una sciatina, sì, una maschera di bellezza. C'era tutto in pista, eh. Ma ragazzi, io ho cercato di unire l'utile al dilettevole, cioè un po' di comfort anche in una situazione di disagio come quella di una fuga. Quindi per scappare ho pensato di scappare con gli sci, perché ho detto, secondo me non è detto che sappiano sciare i cacciatori. Beh, questa è giustamente è una strategia, una non era per lezioni farmi di lifestyle, una sciata, comunque, giuro. Unire il comfort anche nei momenti. Con la tutina rosa e bianca, che quella è la fashion. Tutti noi disperati. No dai, non eravate disperati, anche voi avete fatto qualcosa di... Pazzo, no, di noi divertente. In realtà eravamo un po' Thelma e Louise, no? Quindi in fuga perenne con la nostra macchinona. Stupenda macchina. Io ho cercato di rendermi utile, perché non guidando, povera miss, ho cercato di essere, cantavo, facevo intrattenitrice e sì. Facevo il navigatore. Ho scoperto di essere molto brava a leggere la cartina stradale, anche perché essendo del 90 già c'erano i telefonini, diciamo, quando ho cominciato a... Sì, andare con la cartina stradale è difficilissimo, no, è impossibile. Non è difficile ed è molto interessante, perché così in realtà riesci anche a guardare tutto quello che c'è intorno, giustamente al punto di arrivo. Ma guarda che Elodie adesso gira con l'Atlante stradale. Oh no. Ha ricomprato le pagine gialle. Sì, è stato. Facevo ridere perché ormai era diventato il mio gadget, feticcio. No, comunque poi un'altra cosa bella è che secondo me ci sono le coppie che si supportano molto, no, nel corso del viaggio, e i single, ecco, diciamo, quelli che invece si devono un po' dare da fare in modi più diversi e più... Ed è un po' più complicato forse da un certo punto di vista, secondo perché se hai una spalla su cui poggiarti, sì, nei momenti di difficoltà... Io senza Miss non sarebbe stato molto più complicato, invece sì. Per fortuna mi riportava alla realtà ogni tanto.
ogni tanto il contrario, però senza miss non... ma ovvio, senza miss non andavi neanche via da Venezia. No, sarei veramente Piazza San Marco con quelle scarpe lì. Ma forse potrebbe essere, guarda, mi ha dato un suggerimento troppo tardi. Fuga come Thelma e Louise, Brad Pitt non l'avete incontrato. Chi lo sa? Chi lo sa? No, smettila. Ho capito che zucchero, ok, però chissà. Nicole, c'è una domanda per te, arriva da Tiziana Leone del secolo XIX. Come avete tolto quella patina di troppo costruito che aveva caratterizzato la prima edizione? Allora, la prima edizione è stata accolta con un po' di scetticismo da parte dei giornalisti, perché è un po' quello che dicevo prima, quando cerchi di innovare e quindi di scardinare quelli che sono i paletti che vengono messi intorno a un reality. Celebrity Hunted è un reality, ma non è solo un reality. In realtà è un action movie ed è anche un comedy movie. E questa cosa fa sì che si pensi che il reality debba essere tutto quello che è stato fatto fino ad oggi in Italia come reality show. Invece quello che noi vogliamo fare è creare un genere nuovo, quindi uscire da questa percezione e creare del puro intrattenimento. Quando abbiamo fatto i focus e abbiamo comunque visto anche tutti i commenti sui social degli spettatori della prima edizione, abbiamo visto che il pubblico, soprattutto il pubblico giovane, ha vissuto questo reality come una serie, quindi come una serie anche scripted, e non si è interrogata su questo tipo di veridicità. Il punto è che loro hanno giocato, è una produzione estremamente complessa. C'è una competizione da parte dei cacciatori incredibile, perché i cacciatori li vogliono prendere ad ogni costo. Poi è chiaro che è montata come una serie scripted, però questo per noi è un plus, non è un minus. Quindi in realtà, premesso che abbiamo girato comunque in un periodo molto complicato di pandemia in Italia, ognuno di loro aveva una strategia, ognuno di loro non è riuscito a portare la strategia esattamente come l'aveva pensata alla fine, e questo perché i cacciatori sono stati molto bravi, però non è e non sarà mai il reality che ci si immagina normalmente in Italia, è qualcosa di diverso e insomma siamo felici perché il pubblico l'ha apprezzato, e secondo me se uno si lascia un po' prendere dalle storie, dai loro racconti e dalla loro fuga, ti chiedi poi meno in che cosa devi incasellarlo. Ma Leonardo, tu, dovendo essere nel cast, aiuto. No, sono fuori target come età. Ma non mica detto. Ti vedi di più come investigatore o fuggitivo? Fuggitivo. Ah sì? Non sarei mai, no, non sarei assolutamente in grado di capire come muovere, no, fuggirei tutta la vita, fuggirei. E probabilmente verrei beccato subito, però proverei a scappare. Lo sai che mi hai fatto venire l'idea? Dovremmo fare uno spin-off dove noi facciamo investigatori e loro scappano. Sarebbe il top. Vabbè, dipende chi scappa comunque. No, i ragazzi che ci hanno non credo che sia una buona idea. Secondo Perché me non ne prendiamo neanche uno. Non ne prendiamo neanche uno. In caso di zucchero. Ma guarda che secondo me non è soprattutto quello. Non è detto che se sei bravo ad acciuffare sei bravo anche a scappare. Li attiriamo tutti a casa di zucchero. Soprattutto. Sì, circondiamo. Tutti nel bus. Arriva una domanda da Francesca Pierleoni dell'Ansa per tutti i partecipanti. Quando si è abituati alla notorietà, cercare di non farsi riconoscere è stato più faticoso o liberatorio? Ma io parlo per me, a me comunque non mi riconoscono ma di non solito. È vero, lo dico, no, non è la verità. No, in generale durante nella mia vita quotidiana. Io ogni volta che tipo sentivo ciao e lo dicevo no, raga, ancora. No. Vabbè, no, l'unico mio è il tatuaggio sulla spalla, però se no di solito se stavo le spalle coperte non... irriconoscibile con le spalle coperte. No. La riconosce sì. Nessuno. No, però, guarda, si copre le spalle e noi stessi ci dov'è? Il mantello di Harry Potter. Giuro. Scusa, abbiamo bevuto un caffè insieme una volta. No, Elo, testimone. Elo, ti posso confermare che ti riconoscono. Per il grandissimo mio timore ogni volta che tipo guardavo tipo. Ma riconoscevano più te. Ma sì. No, dipendeva dalle regioni anche. Dipendeva dalle regioni, abbiamo capito questa cosa. Cioè, quali sono le tue regioni? Quali sono? Il Lazio. Lazio. La tua un qual saluto. È? No, non so, io sono troppo stordita. No, comunque
No, non mi ricordo neanche più la domanda. Più liberatorio o più, più liberatorio, era più stato più liberatorio o più faticoso cercare di non farsi riconoscere in quanto persone note? Beh, ovviamente più... Stavo pensando, ecco, liberatorio. T'ho visto in crisi comunque questa domanda. No, poi errore. Cioè, secondo me c'era, crepa. C'era anche il tema quest'anno delle mascherine, quindi certo. Avendo le mascherine sei già un era po' meno riconoscibile da questo punto di vista, quindi basta poi un cappello e degli occhiali. Parli con la miss, parli con la miss che era già comunque partiva già col preset Celebrity Hunted. Infatti io stavo zitta e parlavo per me Elodie, così non mi riconoscevano. Sì. Ma poi a me sai che cosa è successo? Dopo qualche giorno che nessuno mi riconosceva più. Ho detto, ma che sta succedendo? Mi sei sentita un po' meno te stessa. Sono bastati 6 giorni. Non sono più Diletta. Allora ho detto, ora provo a prendere un caffè. Sono andata senza niente, senza niente nel senso di maschere e cose, per coprirmi. Ho detto, salve, vorrei un caffè. E quello mi ha guardato tranquillamente e mi ha detto, prego, arrivederci. E ho detto, ma non sono Diletta, non mi vedi? Hai perso il tuo charme. Ma non mi riconosci, sono Diletta. No, comunque scherzo. Sono bastati 7 giorni senza telefono. Senza Instagram. No, scherzo, però sì, comunque questa cosa da un lato è comoda, da un lato magari lo fai anche spesso nella vita naturale, quella di non essere infatti troppo riconoscibile o di uscire, ecco, non come andiamo in onda o come ci vede il pubblico durante le nostre attività lavorative principali. Poi quando sei... Durante una giornata normale sei vestito spesso male, spesso sportivo, spesso non ti vuoi fare riconoscere anche per decenza e per rispetto nei confronti del prossimo che ha un'aspettativa molto più alta. Però nella vita normale ti metti un cappellino. È partita, come decenza e rispetto? Però nella vita normale ti metti un cappellino, capito? Ti vesti da persona normale. Ma non da ma suora, diretta, certo. Non da suora, giustamente. Vorrei vedere Diletta. No, io l'ho vista durante, cioè fuori dal lavoro, ci frequentiamo, ci siamo viste più volte. Stai dicendo no? Vabbè, si voleva far vedere da te che è un'aspettativa molto alta in un certo modo. Certo, se esco con te mi sistemo carina. Scusa. Comunque, Elodie e Diletta che parlano che nessuna delle due è riconosciuta in strada. Cioè, sì, siamo ancora nella surrealtà, capito? Sì. Stefano, riprendo la nottata che hai passato con questa pecora. Sì. Perché approfittare sì, come scordarla, come dimenticare quella povera pecora, per lanciare la prossima clip che riguarda i luoghi dove avete passato le nottate, i luoghi del cuore. L'unica cosa che ti volevo dire che questo era un cimitero, quindi di notte dobbiamo organizzarci, problemi di comunicazione. No, allora, è un'idea geniale, le ciabattine, cioè avrei suggito lui tacchino rosso dato anche. Ma guarda, questo lenzuolo qua zebrato, se possiamo utilizzarlo e via. Intanto, ma è un'alpaca, non una pecora. Quella è un'alpaca, sì. Intanto vivo. Stefano era arrivato oltreoceano. Che noi comuni mortali in Italia. Cordigliera delle Ande. Australia. Beh, c'è un regolamento che dice che non potete chiudervi in un pozzo, in sostanza stare lì 14 giorni, insomma quello che è. Per... Beh, sarebbe stato semplice. Sarebbe stato un po' troppo e non ci sarebbe il programma. Però possiamo chiuderci in una pecora per 14 giorni. Ahia. No, però il coordinamento per la decisione della strategia è stato, adesso mi riferisco alle coppie, è stato anche fonte di disaccordo a un certo punto? Allora noi ci mettiamo davanti, noi una serata sacro ritiro, un po' facciamo così. Disaccordi. Cioè avete litigato? No, no, litigato no, però c'è stato, non dico niente, ma c'è stato un evento su cui abbiamo discusso parecchio prima di trovare una quadra. Quando la surrealtà è diventata realtà? No, no, non discutiamo più animatamente. Dopo il matrimonio... Ma avete proprio litigato, vi siete tirati i capelli. Dopo il matrimonio abbiamo deciso di mantenere una quiete. Volevi il gossip, volevi il gossip. Allora, c'è da dire che quando anche noi abbiamo iniziato a scambiare il gioco per la realtà, a un certo punto siamo totalmente impazziti. No, andiamo di qua, no, andiamo di là. Eravamo completamente andati. Quindi vabbè, non possiamo anticipare niente, però ci sono stati momenti di euforia misti a panico.
No, certo, no. È vero, perché nelle coppie c'è il supporto da una parte, però anche la convivenza continua. Certo. Ma io penso che anche i cacciatori abbiano pensato che stavamo totalmente dando i numeri. Esatto, potevano, secondo me a un certo punto hanno pensato che fosse una strategia, ma in realtà abbiamo iniziato quasi a dare numeri for real. Sì, sì, c'è stato un momento difficile. Allora, io tendenzialmente... Litighi. No, io sì, vabbè, anche con me stessa, mi vedo riflessa, dopo un po' mi chiedo perché mi stai guardando, cioè sono capace dopo un po'. Però in realtà io mi sono affidata molto a te rispetto alle decisioni, dai, ammettiamolo. Cioè, comunque... Sì, nel senso che, ma in realtà veramente, cioè, io devo dire la verità, quando mi vengono cambiati i programmi ho un momento di buzz, nulla e lì interviene la Elo. Sì, la riprendo. Cioè, mi riprende un attimino e mi riporta sulla realtà. È così che facevamo, sì. Era un po' un... Però no. Lei era la mente, cioè, ognuno è giusto avere dei ruoli, quindi per non discutere io le ho detto tu decidi, io ti seguo. Però quando succedevano questi cambi di programma che io andavo in palla, arrivava Lelo che diceva ma guarda che la risolviamo così, tac tac tac, risolutisci. E infatti poi sono successe varie cose. Sì, no? Siete stati complementari. Ma molto, molto. La cosa divertente è che vedrete poi i cacciatori cosa hanno pensato di voi in quei momenti, perché c'è l'inizio dove voi in realtà vi siete un po' confuse sulle vie di come uscire da Venezia, l'inizio che siete passati sullo stesso ponte. Non eravamo ancora pronte con l'Atlante. E la cosa divertente è che i cacciatori hanno detto hai visto come ci depistano, ripassano sullo stesso ponte. Allora. A volte i cacciatori hanno pensato che le nostre che fossero molto strategiche, sì. Fossero in realtà delle cose che poi ci sono accadute per errore, per sbaglio. Ma infatti comunque era un percorso studiatissimo da parte mia di Elodie all'inizio per fuggire da Venezia, no? Io non me lo ricordo. Diamo spazio alla community di Amazon Prime Video e se ci state seguendo su Twitch siete ancora in tempo per inviare qualche domanda. Intanto leggo le prime arrivate. Questa è di Andrea Faldi. Qual è l'avversario che temevate di più? Ovviamente Stefano. Io pure. Lei. Stefano Accursi, tutta la vita. Io guarda Diletta. Ma non è vero. No, dai, non è, no, sì, è vero. Diletta e loro due. E un po', sì. Perché ride? Come dici? No, vabbè, niente. Tu e tu. No, ma è vero, perché le sentivo belle agguerrite. Sì. Sì. Noi proprio non pervenuti. No. Ma stavate giocando. Io Stivaletti non avrei scommesso. Cosa si capiva? Cioè nel senso per lo scatto invece ti dico, mi è arrivata voce che hai avuto uno scatto felino mostruoso. Sì, ma hai detto no, corre. Seduto, non pensa che sia un super atleta. Quale poi sono? Comunque è tipo 1,90, cioè c'è una bella falcata, sì, capito? Ah, certo, cioè, nel senso non è tre passi suoi. Avevo dietro sono un giovane miei. Di 6,5 metri, largo 7. Credo di averlo visto. Capito? Una palla ha rischiato di la vita, cannone. Ragazzo. Eh? Il giovane ha rischiato la vita. Sì. Nicola, una domanda per te, ma dalla tua posizione, visto che inizia tutto con te che dici ok, facciamolo, poi riesci ad avere alla fine un godimento personale da spettatrice guardandoti il programma finalizzato, finito? Sì, anche perché non è come fossero dei film singoli che poi vengono montati insieme. Cioè questa fuga, la loro fuga, è una fuga contro i cacciatori ed è come fosse comunque un film, ognuno di questi è un film. Quindi tu è molto complicato perché non hai una visione, non è come essere in uno studio e vedere quello che succede. Quindi poi quando vengono montate insieme le storie, quando cominci a vedere veramente quello che è successo, noi abbiamo un coordinamento, immaginate che per fare questo programma ci sono due produzioni, cioè una produzione dedicata proprio ai cacciatori e una produzione dedicata invece ai fuggitivi, quindi che non si parlano e che si fanno comunque molta competizione tra di loro e in qualche modo poi devi unire queste due linee produttive in un contenuto unico. E quindi devo dirti la verità che quando col mio team riceviamo le puntate non vediamo l'ora. Cioè siamo veramente, quando arriva? Siamo molto curiosi e questa volta è ancora diverso. L'anno scorso secondo me c'era molto l'elemento comedy, però erano veramente, non sapevano che cosa dovevano aspettarsi. Invece quest'anno tutti loro avevano chiarissimo l'obiettivo. Ok, abbiamo una domanda da The Fake Lorenzo 7. Se aveste potuto scegliere un compagno di squadra tra i presenti, chi avreste scelto e perché? Bella domanda. Strategia. Io
Io sarei andato con Achille Boss. Sì. Giusto perché così ci saremmo divertiti, sì. Così avremmo fatto un po' di mattate insieme. Io comunque anch'io stavo per dire Stefano. Ma sai perché? Perché a me piace America, quella roba, sì, esatto. Vabbè, allora io dico la roba sportiva. Sì, non è la ripicca, puoi dire anche un'altra cosa. Dai, facciamo maschi contro femmine. Abbiamo fatto guardi e ladri, adesso facciamo acchiappa femmine. Ok. Esatto. Vogliamo tentare una risposta, come se ci fosse Vanessa. Lei cosa avrebbe detto? Sicuramente no, no, sì. Quattro, avremmo fatto gruppone, sicuro. Sì, potevamo fare anche una fuga donne contro uomini. Ma che sì, noia che sia, che noia. Ma come che noia? Avete fatto pure che noia. Bello l'America, come che noia. Le cordate poi diventano piuttosto più semplice da essere individuata, una cordata. Sì, questo. Certo. È vero. No, infatti magari stesso team ma quattro fughe diverse. Però c'è forse Elodie, so. Perché non la riconosceva nessuno. Bastava coprire il tatuaggio. La spalla coperta. Comunque è una verità. Certo. Voi potete anche prendermi in giro. Ma per quello che quando che canti a Sanremo fai vedere il tatuaggio. Certo, so io. So io. So io, invece che so l'Elodie. Arriva una domanda da Ste Captain Nerd. Fareste una cosa del genere nella vita reale e senza riprese? Probabilmente. Probabilmente lo abbiamo già giorni, fatto. Probabilmente. Sì. O l'abbiamo fatto o lo facciamo anche. No, ha risposto il dottore. Io non ho capito la domanda. Dai. Ma a questo livello no? Fuggiresti al di fuori del programma? Se ho fatto qualcosa, sì. No. Cioè, sì, certo. E quindi però saresti... Avresti, cioè, ci sarebbe un crimine di mezzo o qualcosa. Esatto. Quello mi dispiacerebbe, però una volta fatto bisogna scappare. Vabbè, a te non ti riconosco, invece a chi viene riconosciuta non è così più o meno, scappi dal bar, non scappi dai posti. Sì, scappi, ma non scappi con quel livello di ansia che... Oddio, forse è un po' di più. È un po' più ansia. Forse. No, dipende, sì, se commetti un bel crimine o diciamo qualcosa un di bel illegale, crimine? Sì, sì. Allora a quel punto è solo... cioè, io credo che veramente... solo una cosa del genere ti può dare quella sensazione che si prova durante un programma come questo, cioè è veramente molto complicato pensare di fuggire, perché poi sì, nella vita reale puoi fuggire, ma ti diverti, ecco, fai anche magari un viaggio, un giro per il mondo, abbandoni tutto e ti dedichi a questo, però è difficile fuggire con quell'idea che hai delle persone che ti stanno provando. Esatto. Ma non stiamo pianificando, io e Elodie e Diletta, una rapina in banca, se ce lo state che non la stiamo ancora pianificando. Anche se, anche perché Elodie già le ha fatte. Questa esperienza, secondo io prima di fare la cantante. Sì. Prima di fare la cantante. Che tipo. Una domanda da Lalita. Un posto in cui non siete andati durante la fuga, ma che vi sarebbe piaciuto vedere? Io la Sicilia. Tornare a casa. Noi avevamo la Puglia anche, ma niente, non l'abbiamo vista. Ragazzi, siamo stati dappertutto praticamente. No, non lo so, questo Edo magari... Non lo so, forse qualche isola italiana che non voglio dire per non divulgare troppo il contenuto. Ok. Ma io il Monte Bianco. Perché mi piace il Monte Bianco e... Perché gli altri li hai fatti tutti, praticamente. Tutti, tutti. Anche d'inverno. No, però mi piace vederlo quando vado e quindi non avendolo visto, sì, se devo dire una cosa. Ok. Dunque, non abbiamo ricevuto la domanda che ore sono, però ve lo dico io, è l'ora di salutarci. E siamo qui dunque ora per, diciamo, quelli che... sono i ringraziamenti finali, importanti perché ci sono molte persone che non vedete inquadrate in questo istante, che hanno lavorato a questo evento di presentazione, che hanno allestito la scenografia di questo studio e l'impianto tecnico-tecnologico, grazie. E le altre persone che invece hanno curato l'aspetto autoriale, logistico e promozionale, grazie anche a voi ragazzi, grazie a voi tutti per aver partecipato. Grazie, io non vedo l'ora che sia il 18 perché noi dobbiamo dirlo, non abbiamo visto ancora niente. No, niente. Queste siamo sono le prime cose. Sì, bravo, io sono siamo seriamente preoccupati della fine delle nostre carriere. Esatto, curiosità, preoccupazione. Ma tu non sei preoccupata perché è finita 6 giorni dopo sei brillante della tua carriera con l'allontanamento da Instagram. Quindi non vediamo l'ora veramente di vederlo il 18. Sì. Okay, vogliamo fare un piccolo applauso. Salutiamo Vanessa possibile. E diciamo che può... Può tornare. Tutto finito, tutto era un gioco. Grazie.
Celebrity Hunted Caccia all'uomo sarà disponibile dal 18 giugno sulla piattaforma, su, non si dice piattaforma, si dice servizio streaming Amazon Prime Video. Dal 18 giugno i primi 3 episodi, dal 25 giugno gli ultimi 3 episodi con il gran finale. Insomma, che la caccia abbia inizio. Adoro. Adoro.